non so se interrompo. Lo sa memoria meglio di me, compresi i giovani. La settimana successiva alla conclusione del simposio, Santa Caterina da Ottaro, no? Le opere che giustamente realizzeranno o che sceglieranno gli artisti saranno esposte per tutta la settimana, sino a domenica 13, mi pare che sia. E un'altra cosa ancora, mi collaboreranno in questo evento, visto che il gruppo quest'anno è più consistente, Maria Bello, Luigi Arcò e Domenica Ferrara, essendo che li troverete in giro disponibili per quanto è possibile per darvi delle indicazioni, possibilità anche chiamando aiuto nel senso fisico e sistemazione delle opere o di altro. E loro, come ho detto, per quanto riguarda il deposito, saranno l'Itria, la scuola dell'Itria e il Corte delle Stelle. E devo ancora parlare per quanto riguarda le suore che si trovano. Sì, nel comune sicuramente metteranno in modo particolare per chi sarà collocato in piazza Duomo. Sicuramente il comune metterà a disposizione anche altre stanze per poter essere più vicino in modo che l'artista non faccia fatica. E per qualsiasi problema adesso lascerò il mio numero telefonico o anche quello dei miei collaboratori e chiamateci, siamo a disposizione. Adesso io cedo la parola al professore Tony Branco. Grazie. Grazie a tutti voi per essere qui presenti e chiedo scusa per il ritardo, ma mi trovavo fuori cefalore, sono riuscito ad arrivare soltanto incontro iniziale, quindi certamente mi scuso e mi rammarico di non essere stato presente ad ascoltare anche non solo il sindaco ma l'introduzione di Roberto Giacchino, a cui rinnovo, tante volte li ho fatti, ma rinnovo non solo i complimenti per le sue molteplici attività sia di carattere artistico che di carattere organizzativo nel campo culturale, ma la gratitudine della città, perché questa sera il significato anche di voler presentare la manifestazione che è iniziata, il simposio di voi artisti all'interno della sala consiliare, credo che si possa riscontrare nella volontà di essere pienamente integrati nella nostra comunità cittadina, di essere di sentirsi pienamente membra vive di questa città che, essendo dotati di uno spirito creativo e di un'ansia anche nella proiezione in immagini di quelli che sono i vostri pensieri, le vostre riflessioni, vuole offrire qualcosa di bello alla nostra città. Quindi il sentimento non può essere principalmente che di gratitudine. Grazie per quello che fate. Grazie perché vi mettete in gioco con le vostre riflessioni, i vostri pensieri che si tramutano in immagini scultoree, fotografiche, pittoriche, di qualunque espressione esse siano. Grazie perché realizzando un simposio, una realtà nella quale tradizionalmente si dovrebbe mangiare e bere tutto insieme, ma qui il mangiare e il bere è nobilitato, direi è sublimato in una dimensione superiore, quella dell'arte, che è quella della spiritualità, che è quella della condivisione di valori ed ideali che, come giustamente diceva il professore Garbo, sono tutti assimilabili all'immenso campo della bellezza. Questo è un luogo simbolico della nostra città, è un luogo in cui spesso si discutono tematiche che di artistico e di assimilabile alla bellezza hanno molto poco. Sono legate al campo della pragmaticità, sono legate al campo dei problemi che la politica deve risolvere. Credo che sarebbe motivo di crescita per tutti quanti, grande ispirazione nel servizio che rendiamo alla nostra città, dalla gratuità, dall'aspirazione alla bellezza, dalla voglia di confrontarsi di tutti gli artisti. D'altronde ognuno di noi dovrebbe sentirsi chiamato a fare della propria vita un'opera d'arte.
ogni campo della propria esistenza, dalla politica appunto alla famiglia, ad aspirare alla perfezione, sapendo bene di non poterla mai raggiungere, ma sapendo che è proprio dovere e anche proprio arricchimento cercarla ogni giorno. La perfezione a cui aspirano gli artisti, il desiderio di comunicare, non esclude a mio giudizio anche la sana competizione, quindi dico non ci sarebbe stato niente di male, ho scelto un'altra strada, mi fa piacere, perché è quella della piena condivisione, della comunione senza confronto, senza diciamo scontro, c'è il confronto ma non c'è la competizione. Però anche la competizione, penso che ogni artista abbia un motivo di competere con gli altri, c'è, lo dice anche Esilio nella teologia, una competizione sana nella vita dell'uomo, che è quella ad aspirare appunto a superarsi per poter essere migliori. Quindi nulla osta che anche in un futuro si decida anche di premiare chi in un anno abbia espresso determinate sentimenti, determinati motivi anche di condivisione da parte degli altri, sono convinto che gli altri ne gioiranno. È un altro anno, altre persone. L'altra sera rivedevo un film che credo sia ormai per pochi, che è Terzo Uomo, in cui il protagonista assoluto è un artista, è un poliedrico artista che quest'anno compie 100 anni dalla nascita, che è Orson Welles, grande regista e grande attore. In quel film, Terzo Uomo, c'è un dialogo fra i due protagonisti, i due artisti, appunto Orson Welles e Joseph Cotten, che discutono dell'Italia e della Svizzera. E l'uno accusa l'Italia di essere stata per 450 anni una terra di guerre civili, oscurantismo, inquisizione e altre amenità che si dicono spesso in maniera preconcetta sull'Italia. E difende la Svizzera dicendo che in Svizzera c'è stata la pace e lo sviluppo. Colui che difende l'Italia dice che è Orson Welles. Dice sì, noi in 450 anni di Medioevo abbiamo avuto scontri, guerre civili e tutto quello che hai detto tu. Però abbiamo avuto anche Giotto, Michelangelo, Raffaello, tutto il Rinascimento e tante altre immense cose di straordinaria levatura artistica e culturale. La Svizzera in 450 anni di pace, fraterna e di condivisione ha sviluppato il cucù. Questa è la battuta, diciamo, di Orson Welles, con tutto il rispetto ovviamente per il nostro paese vicino e fraterno, però era per dire che anche nella competizione, talora se vogliamo anche nell'improvvisazione, nel modo di essere che siamo noi italiani, che spesso ci rimproverano, è nata tanta creatività e tanta arte.